Ho speso circa 110 euro per comprare gli accessori per Nintendo Switch che sono racchiusi all'interno di questa scatola di Amazon. All'interno di questo video li apriremo insieme. Ne mancano due all'appello, che avrebbero fatto salire il totale a circa 150-140 euro. Ma purtroppo Amazon durante questo periodo ovviamente rallenta le consegne perché è Natale. Ma di quei due ne parleremo un pochino più avanti, perché comunque meritano secondo me un video a parte. Si tratta tra l'altro di accessori che mi avete principalmente anche consigliato voi nell'arco di questi mesi, ma che per un motivo o per l'altro sono riuscito a comprare soltanto adesso. Tipo questo pad della 8-bit DAW, un pad incredibile chiamato Ultimate Bluetooth Controller, che va bene pressoché per tutte le console, PC e anche Switch, che non vedo l'ora di farvi vedere e in caso recensire anche più avanti. Quindi se vi va fatemelo sapere nel box dei commenti oppure con dei mi piace a questo video. Oltre ovviamente a questo pad abbastanza interessante, ho preso anche una custodia di quelle che costano proprio poco, una decina di euro, per Nintendo Switch OLED. È una custodia un po' più costosa, qua parliamo di circa 25 euro, ma molto bella, sempre per Nintendo Switch OLED. Non avevo mai parlato di accessori per Nintendo Switch OLED sul mio canale, nonostante abbia parlato all'infinito di quelli per la standard e la Lite, e quindi mi sembrava il caso finalmente di recuperare questa lacuna. Se qualcuno di questi accessori vi piacerà, trovate ovviamente il link in descrizione. E per quanto riguarda il controller, beh, ci sarà ovviamente un'ovvia recensione più avanti sul canale, dopo averlo spolpato a dovere. Questo controller costa 70 euro, circa quanto il controller ufficiale di Nintendo Switch, e se c'è soltanto anche una piccola funzionalità che manca, beh, sicuramente vi rimando a quello ufficiale, che ha molto più senso. Direi comunque che iniziamo all'unboxing vero e proprio col primo accessorio, la custodia da 10 euro, che in realtà è incredibile. Dico incredibile mettendo qua di lato ovviamente una delle Switch OLED che andremo a utilizzare come cavia oggi, perché permette di proteggere senza arrecare disturbo al cavalletto della Switch OLED questa console. La cosa che preferisco in assoluto è appunto la possibilità di poter utilizzare il cavalletto di questa nuova console che è uscita da un annetto, che è una delle parti migliori appunto delle innovazioni che sono state introdotte su Nintendo Switch, essendo questa una riedizione. Tra le tante cose troviamo ovviamente all'interno di questa scatolina la cover per il tablet centrale, che ovviamente ha un buco per il cavalletto per poterlo utilizzare. Nel mio caso la plastica è stata già tolta, ma voi se la coprirete avrete già tutto plastificato e ben protetto. Dei gommini per proteggere ovviamente i controller di Nintendo Switch, gli analogici, e ovviamente per proteggere sempre intorno agli analogici anche le cover plasticose trasparenti per la vostra Nintendo Switch OLED. A me piacciono molto di più quelle trasparenti sulle console serigrafate, come in questo caso quella di Pokémon. Mi serviva appunto una cover per proteggere questa console senza nascondere la serigrafia, perché è bella, mi piace avere che si veda così la serigrafia. L'inserimento è veramente semplicissimo. Prendi il pezzo di plastica, boom, lo inserisci, si incastra e sei pronto. E come vedi il cavalletto si può per fortuna continuare a utilizzare. Non protegge al 100% ovviamente il retro della console, perché il cavalletto rimane libero, ma onestamente va benissimo. Metterla dentro la dock è fattibile, questa qua ha il vetro temperato ed entra senza problemi, però ho notato che fa un po' di fatica a fare il collegamento e a visualizzarsi sulla TV, quindi semplicemente messa nella dock ho premuto un pochino col polso ed è entrata a dovere. Adesso vado a inserire ovviamente le protezioni per i Joy-Cons, che sono come vedete trasparenti come vi avevo già detto e come avete sicuramente visto, ed ecco qua che la nostra console è perfettamente protetta senza andare a perdere tutta quanta la serigrafia che la rende così bella agli occhi dei collezionisti. E nel caso ve lo state chiedendo, sì, io ho la custodia quella originale di Nintendo Switch OLED che ho preso al Day One ed è sottilissima, ma nonostante i copri Joy-Cons di questa Switch siano leggermente bombati, beh, la console chiude in questa custodia senza il minimo problema e può essere tranquillamente portata a giro. Ovviamente i copri Joy-Cons io non li metto perché sono un po' troppo spessi, poi onestamente questi colori non si abbinano nemmeno tanto bene alla console, devo essere onesto. Ma tra l'altro sono pieno, quindi per adesso passo alla grande. E a proposito di passare, adesso andiamo al secondo accessorio, una custodia per Nintendo Switch OLED che secondo me è la migliore sul mercato. Questa cover non soltanto è bella esteticamente, ma è anche fatta bene, ha un senso. Non è la solita generica cover che va semplicemente a proteggere Nintendo Switch, ma la rende più bella. Come vedete qua ci sono un sacco di cosette che a primo impatto vi viene da dire come mai sono così tante rispetto alle altre, perché questa cover non serve semplicemente a proteggere la console come vi dicevo, ma aggiunge una serigrafia fatta bene tra l'altro, incredibile. Ce ne sono di tanti tipi, ce n'è per esempio nere, legno, metallizzate, di ogni tipo, anche del Famicom e del Super Famicom.
Ma in questo caso, beh, io ho scelto semplicemente questo design qua, con la famosissima Honda, un'opera d'arte giapponese molto conosciuta. Come mai però questo pezzo è staccato per il cavalletto? Semplicemente perché all'interno della scatola ci sono degli adesivi, adesivi però che non vanno a rovinare la console. Ho posseduto un Galaxy Z Fold 3, un telefono che si piega. Ho comprato una custodia della Spigen, che aveva gli stessi identici adesivi all'interno. Non mi ha mai dato problemi. E nonostante ciò, questa custodia entra nella dock e non dà problemi di segnale, a differenza di quella di plastica di prima. Ma ho parlato troppo, prendo la Switch OLED base che voglio personalizzare e adesso vi faccio vedere un po' come diventa. Che poi sembra una televendita, ma in realtà tutte queste cose le ho comprate io su Amazon. Allora, prendi i pezzi. Ne prendi uno da una parte, ne prendi uno dall'altra, li inserisci tutte e due. Fatto questo, una volta che li inseriti, vai semplicemente a prendere il retro e scegli tu la bombatura, perché ci sono questi qua che sono un attimino più gripposi e quelli lì che ci sono un attimino qua che sono un attimino più lisci. Insomma, scegli tu il grip ed è la cosa migliore, anche perché li puoi cambiare quando vuoi. Fatto questo, vai a inserirlo sul retro, clicchi e semplicemente si incastra e rimane perfettamente attaccato al Joy-Con. E la serigrafia è leggermente ruvida, con questa qualità eccelsa che state vedendo dalla fotocamera. Fotocamera che possiedo grazie a voi, perché questa qui l'ho ottenuta tramite gli abbonati di Twitch che mi hanno supportato. Quindi grazie mille ancora una volta. Se volete passare mi trovate in live come sempre, col link in descrizione. Ma chiudiamo l'altra parte, anche questa col grip bello bombato che mi piace tanto, perché così mi permette di giocare senza problemi anche con i Joy-Cons, nonostante adesso io sia abituato a usare pressoché solo il Pro Controller. Ed ecco qua fatto, questa è la parte principale della nostra console. Non è affatto male, eh? Esteticamente a me piace già così. Però adesso facciamo anche il retro. Per il retro l'azienda ci fornisce anche questi prodotti qua per pulirlo, ma onestamente non mi interessa, quindi semplicemente procederò a guardare un po' dove va inserito il tutto, dato che ci sono anche le istruzioni, e vado a mettere gli adesivi esattamente come viene mostrato all'interno di questa cover qua. Ovviamente userò quelli che vengono forniti nella scatola, anche perché per costare 25 euro ti devono dare tutto loro, se no mi sarei arrabbiato. Praticamente ci sono gli alloggi per farti vedere un po' dove andare a metterli. Molto comodo, ci sto mettendo veramente pochissimo. Fatto questo, bisogna togliere la parte di sopra e lasciare l'adesivo come immaginavamo. Ecco qua che tutti gli adesivi sono stati messi. Adesso procediamo a inserire la console nella parte in cui si deve mettere. Ecco qua, inserita, perfettamente attaccata senza problemi. Entra ovviamente anche senza, non ci sono problemi, però questa è una sicurezza in più. A me non pesa inserire questi adesivi perché, ripeto, li ho già provati, non danno problemi. Poi se ci sono problemi, un filino di alcol con un cotton fioc ed esce tutto. Fatto questo però, adesso manca quest'altro pezzo che andrà a finire qua. Messi tutti gli adesivi, è il tempo di fare attenzione e metterlo correttamente. E questo più o meno è il risultato finale, una volta inserita anche questa parte qua, fatta combaciare perfettamente col cavalletto. Questo è il retro. E questa è la parte frontale. Non è però finita qua, perché a quanto pare loro, l'azienda, ti fornisce anche questi tastini qua da mettere sopra i Joy-Cons per conferirgli un nuovo colore. Io adesso ve li faccio vedere, ma al 99% non li userò mai perché non mi piace come risultano. Vanno a resimulare un po' i colori delle console vecchie Nintendo, dei loro tasti. Preferisco lasciare almeno i Joy-Cons così. Ovviamente si può staccare il tutto senza il minimo problema. Il tablet rimane perfettamente così e può essere logicamente inserito anche nella dock senza problemi, anche una volta che è stata inserita questa parte finale qua. Come vi sto facendo vedere in questo momento, la serigrafia, il disegno è fatto proprio bene, leggermente ruvido, quindi dà anche una bella sensazione al tatto tenendola così. E dato che Nintendo ha avuto la bruttissima idea di fare i Joy-Cons bianchi, che per quanto belli si sporcano istantaneamente, beh, una cover è quantomeno il minimo che si possa fare. E adesso passiamo al pezzo forte, ovvero il controller Ultimate della 8-Bit Do, una marca asiatica che ha iniziato a fare controller incredibili e che ho già recensito sul canale. Insieme alla Gulikit, questa qua penso che sia l'alternativa migliore al Pro Controller per Nintendo Switch, senza tuffarsi su adattatori o marche un po' economiche che spesso fanno prodotti di dubbia qualità. L'unboxing è molto semplice, una volta aperta questa scatola ce ne sarà un'altra nera qua dentro che ci darà il benvenuto. E la cosa migliore di questo controller non è soltanto la presenza di lui, ma anche la presenza di una base di ricarica che, una volta collegata alla USB-C, caricherà il nostro controller una volta appoggiato. Comodissimo, senza dover stare con cavini e cavetti in giro. Vi faccio vedere un po' come funziona. Togli questa parte ed ecco qua il nostro controller, che nella parte posteriore è leggermente ruvido nel grip, un po' come quello dell'Xbox. Sono presenti anche dei tasti programmabili dietro che, essendo un controller anche per PC, spaccano. Qua dietro la scatola invece abbiamo il cavo di ricarica e ovviamente il libretto di istruzioni, ma è veramente semplicissimo collegarlo a Nintendo Switch. E qua dietro tutto invece abbiamo la nostra stazione di ricarica, che, a differenza di come si possa pensare, non è solo una stazione di ricarica. Contiene anche una piccola sorpresa, ovvero qua sotto
possiede anche un adattatore di frequenza 2.4 che può essere collegato tramite USB, come vedete, a pressoché ogni cosa, tipo il computer. Da quello che mi è parso di capire, sta cosa funziona anche sulle altre console, oltre che PC e Switch, e su Switch nativamente, senza bisogno di adattatori. Ma ovviamente ne parlerò in modo più approfondito in una recensione che sarà a breve sul canale, una volta che l'avrò spolpato a dovere. Ovviamente qua c'è un leggero grip che permette di non scivolare, una sorta di antiscivolo, e qua ci sono i connettori che, una volta appoggiato il controller, vanno a farlo ricaricare. La croce dei tasti è bellissima, mi ricorda un sacco quella di Nintendo Switch, e la croce la trovo leggermente più generosa nelle dimensioni. Infatti è anche più bello cliccarla, ma non mi piace tantissimo la disposizione del tasto Home e Screenshot. Sono stranissimi, e dato che servono principalmente per Nintendo Switch, mi aspettavo che venissero usati quei layout lì, i soliti layout di Nintendo. Al lato positivo, almeno il layout dei tasti è quello di Nintendo e non quello Xbox o PC. Infatti A, B, X, Y non sono invertiti, ma sono nell'ordine Nintendo. Esteticamente niente da dire, c'è anche nero. L'ho preso bianco per variare un po'. Ne avrei voluto parlare mesi fa, ma purtroppo era sempre sold out su Amazon Italia. E farla arrivare da altre parti diventava veramente costoso, più di 100 euro per questo controller. Al momento costa 70 euro. E se posso dire la mia, ci sono alcune cose che non me lo fanno ben capire. Tipo il fatto che non possa svegliare la console premendo il tasto Home, non si connette. Ma ne parleremo ovviamente in fase di recensione. In descrizione vi rilascio tutti. Prossimamente ne arriveranno altri due. Una custodia e un adattatore incredibile. Rimanete sul mio canale che ne parleremo, eh. Alla prossima!